Allora, sottosegretario, chiedo scusa per l'invasione di campo in un giorno delicato. Infatti è talmente delicato che sta scendendo sempre più giù la telecamera. Ma chi è che la deve inquadrare? Ah, Paolo, la devi alzare un po'. Ecco, adesso va bene. Ecco, adesso lo sento. Bene. Allora, il convegno sta per concludersi con la consegna dei premi, ma il tuo intervento era molto atteso. Ho dimenticato di dirti che sono Pino, Pino Acocella, e quindi aspettiamo il tuo intervento che seguiremo qui. Beh, innanzitutto buongiorno a tutti. Credo mi crediate se vi dico che sono molto dispiaciuto di non essere lì con voi, ma per distaccamento continuate a convocare queste iniziative esattamente mentre la legge di bilancio, e quindi siamo di fronte ogni anno a questa storia, tant'è che addirittura in una conversazione amichevole della professoressa, però vabbè, proviamo a fare un'altra stagione in primavera in maniera tale che sappiamo che abbiamo più immagini disponibili. In questo momento mi trovo alla Camera dei Deputati, dove stiamo votando il decreto fiscale, cioè un testo della manovra finanziaria che è in discussione tra qui e il Senato. Mi sono ovviamente ascoltato perché non potevo mancare di un saluto e di un ringraziamento per l'invito e anche per l'iniziativa molto importante che portate avanti. Voglio fare un paio di riflessioni molto rapide, una di carattere generale, l'altra specifica sul tema del gioco, che è oggetto di una riflessione molto compiuta che l'Osservatorio e l'Università fanno. Quella più generale riguarda le difficoltà che abbiamo, ma anche le grandi opportunità che ha il nostro paese. Devo dire sinceramente, vedo soprattutto che ci sono anche molti studenti, persone giovani, che noi dobbiamo doverosamente discutere tutti i giorni in maniera anche politica, dei problemi che abbiamo, dei limiti che siamo messi, delle difficoltà che abbiamo nel nostro paese come scarsa crescita, però francamente, dico soprattutto di quello che sono le lezioni, credo profondamente sbagliato che ci dedichiamo esclusivamente a una discussione sui limiti. Non vediamo le grandi opportunità, le grandi potenzialità che ha l'Italia per il nostro paese. In questo momento in particolare c'è un elemento straordinariamente positivo che sottolineo e voglio sottolineare, che sono i nuovi rapporti tra Italia e l'Europa. La Commissione europea è cambiata ed è diversa da quella di prima. Certo, dobbiamo sempre guardare con atteggiamento critico, ma se avete sentito anche l'altro ieri l'intervento fatto dalla nuova Presidente della Commissione nel suo primo esordio formale nel Parlamento europeo, beh, dobbiamo riconoscere che c'è un taglio diverso, il riferimento esplicito alla sostenibilità, il riferimento esplicito all'emergenza climatica, il riferimento esplicito all'esigenza di avere una risposta forte dell'Europa e del governo, che in questo punto siamo stati prima un terreno assolutamente strategico, come quello della salvaguardia economica, ambientale e sociale del nostro territorio, del nostro pianeta, è anche un elemento di novità importante. È stato un riferimento spaziale da parte della gente anche alla situazione italiana, portando ovviamente per intervenuti in questi giorni a Venezia. Noi sappiamo che non è solo Venezia, c'è un intero territorio che ha bisogno di interventi sul discorso fisiologico è molto interessante. Il tema della sostenibilità, il tema di una visione anche economica e anche sociale, sulla prospettiva è fondamentale. E credo che sia partito il partito che
abbiamo bisogno anche di una nuova cultura giuridica in presenza. Dobbiamo essere sostenuti da una nuova struttura, da una nuova struttura legislativa che ha trovato il giudizio. Aspettando anche a partire, il tema del gioco pubblico è un tema molto delicato e molto controverso nella discussione politica e culturale nel nostro paese. Io penso, sostengo, che bisogna trovare un punto di equilibrio tra i rischi che il gioco comporta, come se il gioco della democrazia, in termini molto seri, che la combattita attraverso un punto di prevenzione, da un lato quindi la lotta contro gli eccessi del gioco, dall'altro la lotta alla illegalità e al rischio che ci sia un preponderarsi del gioco illegale che sta, ahimè, diffondendosi. È un punto di equilibrio difficile, perché la prima propensione, quella della lotta agli effetti dell'isotopia, si porta a dire che bisogna ridurre l'offerta. Noi l'abbiamo fatto anche nel governo della scorsa legislatura, riducendo da 400.000 a 250.000 le macchinette, le AVP presenti nel territorio. E abbiamo avviato un percorso per la riduzione anche dei punti di offerta. Ma ecco il problema. Mentre facciamo questo intervento di carattere meritorio, dobbiamo fare attenti che dall'altra parte non ci sia una ripresa, una citazione del territorio che resta ovviamente coperto dalla missione dell'offerta, dal gioco illegale e soprattutto da qui, dietro il gioco illegale la controlla, che sono la criminalità organizzata. Non è facile trovare questo equilibrio. Io penso che i governi vettori di massimo bisogna avere mandato gli operatori del settore che entrano in sospettica e avere le associazioni, sociali e culturali che anche possono essere sostenute. Però non c'è alternativa. Credo che noi dobbiamo assumere questa prospettiva perché abbiamo bisogno di completare la riforma. Abbiamo iniziato, non si è concluso, penso che ferma che l'offerta sta per un giorno di due conferenze unificate di due anni fa, ma è evidente che oggi l'urgenza di completare l'itinerario è quello che ci sente. Volevo fare questo breve messaggio, non voglio proprio occupare più tempo alla vostra mattinata, scusandomi e mi scuso ancora di non essere lì, ma volevo dare questo messaggio prima di carattere generale sulle nuove strategie del nostro futuro, soprattutto pensando ai giovani, e una che è veramente specifica che riguarda la nostra interlocuzione, perché mi sembra che rappresentino due modi di vedere la realtà macro e anche le condizioni di vivere con una procedura di coerenza. Io credo che se facciamo questo paese, se mettiamo in questa ottica, siamo in grado di dare risposta alle domande quotidiane, che poi è vero che anche per il quale si trova a lavorare quando si è in un posto di responsabilità per il governo. Vi ringrazio molto per l'invito, vi auguro buon lavoro e buon